Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Il tempo di Pasqua si conclude con la festa della Pentecoste. Una festa antica questa, una festa che già l'Antico Testamento conosce. È la festa del dono della legge, 50 giorni dopo la Pasqua. Ed è una festa che ha molti significati anche per noi. È il vero fine, se vogliamo, dell'anno liturgico, ma anche della nostra vita cristiana. L'acquisizione, l'accoglienza dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, questo sconosciuto. Già nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti degli Apostoli, alcuni discepoli dicono: ma noi non sapevamo nemmeno esistesse uno Spirito Santo. E anche noi dopo 2000 anni dobbiamo denunciare la nostra ignoranza, non sappiamo chi sia lo Spirito. Eppure lo Spirito è l'anima della Chiesa, lo Spirito è l'anima della vita del cristiano. Senza lo Spirito il Vangelo rimarrebbe lettera morta. Senza lo Spirito il Vangelo sarebbe una pura strategia morale. Senza lo Spirito, ciò che è morto rimarrebbe morto. Senza lo Spirito, la Chiesa sarebbe semplicemente una organizzazione di uomini. E allora lo Spirito che cos'è? È lo Spirito della vita, è lo Spirito che dà la vita, come diciamo ogni domenica nel Credo, ma lo Spirito Santo è anche colui che ci prende per mano e ci conduce alla verità. Gesù non può esaurire nelle sue parole, nell'arco della sua vita, della sua esistenza terrena, tutto ciò che vorrebbe dire ai discepoli. E allora promette lo Spirito, quello Spirito che completa, porta a compimento tutto ciò che Gesù desidera, la Trinità intera desidera per noi e per la nostra salvezza. Questo significa che noi siamo un popolo in cammino, questo significa che non siamo mai arrivati, questo significa che noi non possediamo la verità, ma che al limite è la verità a possedere noi. Questo significa che la verità per noi, la pienezza, ciò che in Giovanni, questa verità in Giovanni, che cos'è? È la figliolanza. Tutto questo è di fronte a noi e noi siamo popolo in cammino. E allora, carissimi, concludiamo, per modo di dire, oggi quel percorso che è nato dalle ceneri, il giorno del mercoledì delle ceneri, e si conclude oggi con il fuoco della vita, il fuoco dello Spirito. Buona Pentecoste a tutti.